quello lo cavango? Come stai, tesoro? Siamo quasi arrivati. Manca ancora un'ora, più o meno? Sì. Grande. Ancora? Anche 3 ore fa l'ha detto. I tempi africani, giusto? A quanto pare, non è così impaziente rivederci. Ciao, è la segreteria di Gunnar Lehmann. Lasciate un messaggio. Vado a chiedere lì, ok? Whoa, excuse me, I'm sorry. I didn't mean to. My name is Charlotte Oppenheim from Germany and I'm looking. Gunnar Lehmann. Subito dopo la chiesa c'è il fiume. Prenda la barca e lo risalga. Dopodiché vedrà un mulino di metallo. Il pescatore conosce la fattoria. Lei sapeva che saremmo arrivati? Sì. Come potevo non accorgermene? Si vede che è tedesca. Grazie. Forza, ragazzi, andiamo. Sembra che non manchi molto. Espressione tipica di un oracolo africano. Tuo padre ha detto ad alcune persone di darci indicazioni. Avrà avuto i suoi buoni motivi per non essere qui. I soliti buoni motivi, vero? To Gunnar Lehmann's farm, is that correct? No problem, man. Perfect. This will be a problem. È pericoloso. Non c'è niente in questa fogna. Sono talmente piccoli che non si vedono, ma è meglio evitarli. Ti si piazzano sotto le unghie e poi diventano vermi giganteschi che ti escono dalle orecchie. Quindi direi che è il posto ideale per i bambini. Guardate gli ippopotami! Eccoci qua. È sicuro? Finalmente siamo arrivati. Julian, abbiamo fatto un patto. Diamo prima un'occhiata. Se tuo padre è cambiato in maniera positiva, torniamo insieme a casa. Altrimenti ce ne torniamo da soli. Che razza di discarica? Sembra di stare nella Germania dell'Est. Questo posto l'ha costruito il tuo bisnonno più di 60 anni fa, da quello che so. Ehi, bambino! Scusa! Aspetta, aspetta, aspetta! Gunnar! Da un'occhiata. Probabilmente se ne starà ubriaco dietro a quelle macchine. Pensi di dover risolvere questa situazione del cavolo e sei voluta venire fino in capo al mondo. Lily, vieni. Gunnar! Ci sei? Lascia stare, non è qui. Niente male. C'è la biancheria. Wow. Allora, dottoressa, abbiamo sbagliato posto? La mamma lo diceva, sei meglio al lavoro che nella vita privata.
Non lo diceva. Sì, invece, lo diceva. Sì, siamo nella terra adatta ai vegetariani come te. Antilope essiccata. Forse riesco ad ammorbidirla. Lily, esci a prendere un po' di legna. Ti va? Ma dove si è cacciata Lily? Lily! Bel senso di responsabilità. Lily! Ti manca molto la tua mamma, vero? Ma sai, la morte non è la fine. Piuttosto direi che è un cambiamento. L'universo è talmente grande che nulla si crea e nulla si distrugge. Quasi niente si perde. Vorrei tanto che tu tornassi a parlare con noi. Julian! Lily ha detto qualcosa? Sta dormendo. È dolce il modo in cui ti prendi cura di tua sorella. Non sono dolce. Sì, giusto. L'avevo dimenticato. E tu non sei sincera. Anche tu ci manderesti in collegio. Non ci volete, ma volete decidere per noi. Lo sai che non è vero. Voi siete liberi di scegliere dove vivere in futuro. Vorrei solo che vi deste una possibilità a vicenda, che abbiate l'opportunità di parlare. Tu gli vuoi dare una possibilità? È quello che vorrei fare. E per quale motivo hai questo obiettivo? Who is it? Oh. Bisogna prima accendere il generatore. Awe! Munekishi machina! Ah, tecnica tedesca. Così si può riscaldare il locale anche senza fuoco. Non aver paura. Io sono Augustinus, ma puoi chiamarmi anche August. E sono amico di Gunnar. Sono un ranger. Ma lui dov'è? Gunnar questa mattina ha avuto un'emergenza. È dovuto andare a Moembo, al confine con il Botswana. Purtroppo è saltata la corrente elettrica. Ma sta per tornare. Di notte il fiume è pericoloso. Noi ci occuperemo di voi per ora. Scusi, noi chi? Beh, un po' tutti.
Vogliamo vedere i figli di Gunnar. Buon appetito. Tu devi essere Lily. Da bambina eri molto più bionda. Io sono Tui. Quando avevo l'età tua, anche io ero più chiara. Lily non parla. Sua madre è morta da poco. Ti ringrazio molto per aver portato qui da noi i figli di Gunnar. Ho portato i figli a Gunnar perché penso che, essendo il padre, dovrebbe essere lui a occuparsi di loro. E dovrebbe farlo in Germania. Ma tu... sei la sorella di Corinna, non puoi occuparti tu dei suoi figli? Dal mio punto di vista, questo è un compito che spetta prima al padre. Da noi i bambini non vengono dati via, rimangono nella loro famiglia. I maschi si distaccano e se ne vanno, e le femmine provvedono a tenere insieme la famiglia. Ok, lo rispetto questo. Ma da noi funziona diversamente. Gli uomini e le donne si occupano insieme dei figli. E poi io vivo altrove, vivo a Londra. Tu ovviamente puoi decidere di andare a vivere in qualunque posto desideri, ma rimani sempre parte della famiglia. Io sono solo la loro madrina. Allora la responsabilità te l'ha data Dio. Io... trovo toccante il modo in cui vi preoccupate, ma Gunnar e io riusciremo a trovare una soluzione e chiariremo tutto. Tui è mia madre. È la più anziana della tribù. Senza di lei, qui non si decide niente. È davvero così? Sì. Ah, caro! E due! Tamo chiede! E ora che succede? No, 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 no. Julian, tu vai in casa e porta tua sorella a letto. Agli ordini. Vieni. Julian. Shh, zitto. Non aver paura. Ci penso io a te. Secondo te papà com'è adesso? Uno stronzo. Proprio come prima. Perché? Perché è colpevole. Lui se n'è andato 4 anni fa. Sai, se invece fosse rimasto... nostra madre non avrebbe mai fatto quell'incidente. Sarebbe viva e noi non saremmo qui.
Zulu, seduto. Finalmente ti vedo. C'è stata un'emergenza. Il confine era chiuso. Gunnar, sì, ma... Tu e August si sono occupati di voi. Perché non sei venuto in Germania? Sarebbe stato più semplice. Perché solo qui si può capire chi sono adesso. Sta zitto. Lily. Parla più da quando è morta la mamma. Le ultime settimane sono state terribili per voi. Ma io sono vostro padre. No. Un padre è presente. Persino Mark è stato più padre di te quando è stato con la mamma. C'è stato un funerale. Lo sapevi questo? Fammi pensare a chi c'era nella bara. Forse era la mamma? Ehi, era difficile capirlo perché il camion che ha colpito lei e Mark andava molto veloce. Julian, ti prego. Lily, andiamo. Ho messo una croce per lei al cimitero. Volevo venire al funerale, ma... credimi... sarebbe stato brutto come durante la mia ultima visita. Perché? Per te? Sì. Anche per me. Vorrei mostrarvi quello che ho imparato qui per superare i miei problemi. Venite, per favore. Sono stati gli elefanti. Sì. Il branco vive qui dallo stesso tempo dell'uomo, forse anche da prima. Questo è il loro percorso per arrivare al fiume. Molte persone prima lavoravano qui per nonno. Oggi ci occupiamo tutti della fattoria. Questa è stata la nostra ultima vacanza insieme. Ve la ricordate? Siamo andati a fare una gita sul vulcano. Questa è una tua foto, Lily. Me l'hai spedita per il tuo compleanno dei 3 anni. Sei andata dal parrucchiere ed eri contentissima del tuo nuovo taglio. Te lo ricordi? Mi dispiace tanto, Lily. Non ero presente. Non mi sono occupato di te come avrei dovuto. Mi voglio scusare anche con te, Julian. Dal profondo del cuore. Vorrei tanto poter tornare indietro di 3 anni, ma non è possibile. L'unica cosa che posso fare è promettervi che da adesso ci sarò sempre.
Che ne dite? Date un'altra possibilità a me e alla nostra famiglia. Io non voglio entrare in questa storia. Oh. Grazie tante, Gunnar, per le tue parole sincere. E adesso, se tutto quello che c'era da dire è stato detto, prendiamoci per mano e preghiamo. Questo è quello che facciamo tutte le domeniche in chiesa. Voi non ci andate in chiesa? No, scusate. In caso te lo fossi dimenticato, io non sono battezzato. E adesso non ho bisogno di questo cerchio. Agli assistenti sociali puoi dire che mi sono serenamente rifiutato. Sai, non vorrei che pensassero che io non sappia gestire le mie emozioni. Vieni, Lily, andiamo via. Vieni. Tuo figlio non è battezzato? Non è stato possibile. Tui sembra essere un vero capo qui. Da quando ti fai comandare da una donna? Senza di lei mi sarei ubriacato fino a morire. Era il mio piano quando sono arrivato. E come ci è riuscita? Semplice, mi ha vietato di bere. È deciso a partire. The holding solid noite di parai sta cattedra magni. Anima di holding. Una volta eri negato per qualsiasi tipo di lavoro manuale. Già, per poco non mi giocavo un braccio quando sono arrivato qui. E perché ora fai il meccanico? Un'idea di Tui. Ok. E vivi solo di questo? Non vuoi sfruttare la fattoria? E come? Accompagnando i cacciatori di Amburgo, allevando bestiame? Non fa per me. A noi tre non serve molto per vivere qui. Noi tre? Aspetta, ma i bambini devono vivere in Germania. Questo ti è chiaro, vero? Qual è l'alternativa? Che si trasferiscano a Londra? Hai fatto venire i tuoi ragazzi qui? Io li ho solo invitati. Dagli il tempo di ambientarsi. Ok, bene. Perfetto. Allora dimostra loro che sei un uomo diverso e chiedere scusa non basta. Lily ancora ricorda quando al suo quarto compleanno sei andato completamente fuori di testa. Se Mark non già, avesse... Ah, che bravo, Mark. Se non mi avesse sbattuto fuori da casa mia, non avrei demolito quel castello gonfiabile. 2 settimane, Gunnar. Poi i servizi sociali vorranno che tutto sia sistemato. Compresi i bambini. Che carriera! Da ingegnere a meccanico di vecchi rottami. Chapeau. Certo. Prima costruivamo i camion in modo che si rompessero. Qui ripariamo tutto finché non cade a pezzi. Vieni, ti faccio vedere come funziona un motore. No, no. Lascia stare. Io voglio continuare gli studi. Obbediscono solo al loro padrone, Julian. Non accettano cibo da nessuno. Certo, il capobranco sei tu, me l'ero dimenticato. Dai, forza, mangia. Io gliel'avevo detto. Sì,
ma è il modo in cui dici le cose. Lily, non prendere quel coltello. Lasciala, vuole aiutare. Ciao, amore. Tempismo perfetto. Mangiate con noi? Devo andare via subito, ti ringrazio. Non possiamo restare, ho dei clienti. Sono passata a farti un saluto. Ciao. Ciao. Salve. Devo ancora fare la caccia alle antilopi. La tua fidanzata? Sì, più o meno. Adesso siamo al più. Kunayanda, mia cugina. Quei due vogliono trasferirsi a Windhoek. Un giorno, magari. Al momento sto molto bene qui. Allora, è la tua fidanzata oppure no? A chi interessa tanto? Agli assistenti. Ah, gli assistenti sociali. Me ne ero dimenticato. Accidenti, lo sapevo. Perché le hai dato il permesso di prendere il coltello? Charlotte, è stata lei a prenderlo. È vero. Voleva lavorare con il coltello. La prossima volta farà più attenzione. Bisognerà mettere dei punti. Per fortuna ha 10 dita, vero? Ci serve un dottore. La porto io in ospedale. Grazie, hai fatto già abbastanza guai. August, ci accompagni tu? Certo. Grazie. Vieni. Miss? Can I help you? Yes, please. My niece has cut her hand. Okay. Can you please wait the next door? This one's an HIV section. Grazie, August. Ce la caviamo da soli. Sì, d'accordo. Se ha preso l'AIDS, la colpa è tua. Sei grande, dovresti sapere come si trasmette il virus dell'HIV. Ai ragazzi serve un aiuto professionale. E qui non è possibile. Non ci sono scuole né infrastrutture. E per quanto riguarda internet, non ne parliamo. E poi gli ospedali sono pieni di malati di AIDS. Le scuole qui arrivano fino alla prima media. Il liceo e l'università sono a Windhoek. Ma quello di cui hanno davvero bisogno è il tempo e la famiglia. Sì. E chi se ne occupa? Tu e le persone qui? E quando le cose si complicano, scappi di nuovo? Ti sbagli, io non sono scappato. Mi sono prima disintossicato per 3 mesi. Quando sono tornato c'era già Marky. Tutto era cambiato. Loro quattro sembravano andare molto d'accordo. E Corinna mi ha detto che forse era meglio che io mi facessi vedere il meno possibile. Ti ha sbattuto fuori di casa? No. Era troppo educata per fare questo. Lei mi ha caldamente invitato a trovarmi una nuova casa, possibilmente non troppo vicino a loro. I bambini avevano sopportato già troppo da parte mia. E la mia presenza avrebbe solo continuato a traumatizzarli. Già. E allora sono venuto in Namibia. Per ubriacarti fino alla morte, vero? Sì.
Lily. Lei è un'orfana. Sua madre è stata uccisa dai bracconieri. Purtroppo qui succede spesso. Qual era l'argomento? Tu. Io? Sì, loro vogliono farti un rito di stregoneria. Mi state prendendo in giro, vero? No. Per Imbukushu è una cosa molto seria. Se non ti sottoponi a questo rito, le cose andranno sempre peggio. Io cammino per il villaggio e dietro di me muore una capra. Non riesco a capire dove sia il nesso. Per la gente di qui le cose sono collegate tra loro. Niente succede per caso. Oh, l'effetto farfalla, fantastico. Chiamalo come ti pare, ma la gente di qui ci crede molto. Possiamo iniziare. Fallo per me, ok? Still, we look it. Onelka, you still? Yeah. È un bene che tu abbia accettato la tua colpa. Cosa ho fatto, prego? Già, sì, bevendo hai riconosciuto la tua colpa. E io ho ripagato la capra. Ah,
Ma che hai in mente? Lei deve badare ai bambini, che lo voglia o no. Zo vind ik het hier. Omdat Hullen nou hier is. Dat is mijn kennis, Kojana. En jij dit geweer? Hoe kom ik weg? Hm? Ik ga mal hier. Ik kan niet meer staan. Ik ga mal hier. Waar is jouw hart? Ik ga zien, Blanty. Ik ga zien. Grazie di aver accettato di fare il rito. Sinceramente trovo tutto così assurdo. Perché hai deciso di vivere qui, Gunnar? Io soffocherei con tutto questo controllo. Ti credo quando dici che vuoi stare con i tuoi figli, ma non puoi starci in un altro posto, non capisco. Anche per me è stato difficile all'inizio. Non volevo restare qui, ma sono comunque riusciti a recuperarmi. E soprattutto a non farmi toccare il fondo. Pensavo che fossi in cerca di solitudine venendo qui. In Germania ero solo. Però eri libero. Che cosa hai fatto lì? Eri tu che desideravi la libertà. Io volevo una famiglia. Esatto. E te la sei anche fatta piuttosto in fretta. Sì. E con la donna sbagliata. Andiamo più veloci di tuo fratello? Sì, sì, lo vedremo. Non ci riuscirete. Forza, Pagaia, Pagaia! Dai, Julian! Ho preso la corrente sbagliata. Forza! Eh? Dai, forza! Forza! Oka Wango! E va bene, avete vinto. È giusto, sono svantaggiato. Aspetta. Allora? È più bello del Tamigi? Mm.
Hai avuto una bella idea, fare una gita. Ops. Ho fatto una cosa giusta per una volta. Lily, vieni! È ancora viva? Andiamo, non lo puoi mandare da solo. E invece sì. Ha una canoa sulla coscienza. E qui può costare la vita. Tra 800 metri a destra percorri il sentiero stretto. Quando vedi un bar, torni verso la riva. Sono meno di 2 ore a piedi. Stai scherzando, spero. No. Ma se ti togli le fasce contro i serpenti, non andare nell'erba alta. Se vedi un coccodrillo, rimani immobile e sta più lontano possibile da lui. Non starai dicendo davvero? Certo, la canoa non ci porta in quattro. Tanto tu vuoi sempre avere ragione. Non mi stupisce che la mamma ti abbia cacciato. Sei solamente uno stronzo. Julian, rimani qui. Andiamo, ma è assurdo. Julian! Arriverà a casa prima di noi. Noi risaliremo il fiume pagaiando. Vuoi che la porti io? No, lascia perdere. Tuo fratello tornerà presto a casa. Mi dispiace, Lily. Non succederà un'altra volta. Lo sta facendo apposta. Sono sicuro che è già tornato. Corinna aveva ragione, non hai il senso della responsabilità. Prima mi mettevo a saltare e strillare come un pazzo. E poi correvo ad aprire una birra. O 5 o 7. Oggi forse non bevi più, ma non controlli comunque il tuo comportamento. Sono preoccupata, Julian ancora non si vede. Accidenti, qui non si può neanche chiamare la polizia. Non starai facendo tutto questo casino per Julian, vero? E per chi se no? Sarebbe meglio se ti trasferissi a Windhoek. Ma invece ti ostini a vivere in questo posto in mezzo al nulla e in più dai per scontato che anche i tuoi figli vogliano lo stesso. Io in Germania non ci potrei stare. Gunnar, cerca di capire, qui non dovrebbero starci i tuoi figli. E non dovresti neanche te. Hai ancora trovato un passaggio per Windhoek? Che pensi che io sia uno stronzo, lo posso capire. E posso anche arrivare a capire che con la canoa hai voluto farmela pagare. Quello che però non posso accettare è che tiri in mezzo anche la tua sorellina. Il primo giorno mi hai detto che mi avresti dato una possibilità.
Ti faccio una proposta che ti potrebbe piacere. Va bene, ti ascolto. Sono fermato a bere. Notte. 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 Gunnar. Mi dispiace molto di averti rinfacciato cose del passato. È solo che ho perso un po' di sicurezza. Tu sei così diverso da quello che pensavo, che pensavamo. E poi ho la coscienza molto sporca, perché all'epoca non sarebbe dovuto succedere niente. Un amore giovanile, d'accordo. Ma non si va a letto con il marito della propria sorella. In questo senso, magari potremmo avere un nuovo inizio. In qualche modo. Che ne pensi tu? Io direi senz'altro di sì. Mi dispiace. Non volevo interrompere il discorso. Noi facciamo sempre la doccia qui. Cara Charlotte, i ragazzi mi stanno dando una possibilità che tu non mi hai mai voluto dare. Torniamo tra una settimana. Charlotte? Va tutto bene? No, non va affatto bene. Guarda, Lily. Vuoi andare davvero, Windhoek? Che rimango a fare? A mungere le capre?
Intanto torno alla civiltà finché non torna Gunnar. So quello che faccio. Se una coltura viene contaminata da batteri, è meglio lasciarla stare o l'infezione non farà che crescere. Capisco. Contaminata dai sentimenti. L'amore però non è spazzatura. Tui dice che non si deve mai scappare. Ma insomma, c'è qualcosa che non le andate subito a riferire? Non direi. E poi oggi l'autobus non passa più. E non potevi dirmelo prima? No. Vieni, andiamo. En hier is jou deel van die jaar. Jy het uitstekende werk die laaste 6 maande gelewer. Dankie. Twee sal baie bly wees. En as jy kan tik, soos jy skiet, dan is die wind ook tak joune. Ek werk daaraan, hè. Skietery is makliker as boekhouding. Kun jy aan daar loop? Wat wanneer? Che hai detto? Fermi! Guardate là! Guardate! Non vi avvicinate troppo! Oh, vedo che ci hai ripensato. No, oggi l'autobus non passa più. Ah, l'autobus. C'è niente che mi vuoi raccontare? Magari qualcosa tra te e Gunnar? Intendi dire qualcosa che non abbia già raccontato August? Ma solo se ti va. Ti ringrazio, tu. Ma va tutto bene. Me la cavo da sola. Alla più anziana della tribù non si deve mai mentire. È la cosa peggiore. E così offendi il mio onore. Se pensi che non possa aiutarti, io sono qui per ti questo. Ti chiedo scusa, Tui, non volevo offenderti. È che sono abituata a risolvermi sempre le cose da sola. È antico? Sì, ha migliaia di anni. È della tua tribù? Qui siamo 11 popolazioni. Quando sono stati dipinti questi elefanti, eravamo un unico grande popolo. A volte ce ne dimentichiamo, purtroppo. Non preserviamo il nostro patrimonio. Chiunque viene qui ha un solo obiettivo. Dimenticare qualcosa. Gli elefanti non dimenticano mai. Loro trovano sempre la strada per tornare. Anche io vorrei farlo. Dimenticare. La mia terra ha sofferto molto. Non c'era mai pace. Tutti si uccidevano a vicenda. Prima i bianchi hanno ucciso i neri e poi i neri si sono uccisi tra di loro. Dobbiamo stare attenti a non dimenticarlo. Per questo raccolgo cose del passato. Non bisogna mai dimenticare. E bisogna perdonare. Ma la cosa più importante è perdonare se stessi.
Grazie per il consiglio. Non era un consiglio. In realtà è un ordine che dovresti seguire. Ma dove sono? All'asilo, forse? Porta le cose a termine così che siano in equilibrio, anche se è doloroso. L'autobus arriverà tra un'ora. Ma non ti va di parlare prima con lui? Non so neanche dove sia andato. Voleva andare sulle montagne bisbiglianti. Quel posto è il preferito di Gunnar. Non ci posso credere. Prima racconti tutto a tua madre, poi mi dici la bugia dell'autobus e sai anche dove è andato Gunnar e non mi dici niente. Tu non me lo hai chiesto. August. Finalmente, non potevo certo mancare. Io adoro le montagne bisbiglianti. Ha spifferato ancora? Salve a tutti. Facciamo un safari? In realtà cerco Gunnar. Tempismo perfetto. Anche io. Lasciala andare, signora anziana. Ricorda che non si può dividere l'antilope prima di averla cacciata. Dai, sali. Che stai facendo? Volevo vedere se c'erano dei coccodrilli. La corrente è troppo forte. Qui non ci sono. Tu sei biologa, no? Microbiologa. August... Ti sto difendendo. Ci sono gli ippopotami lì. Gli ippopotami?
A te non piacciono gli animali, vero? Sì, ma sinceramente preferisco i piccoli batteri. Tu sei triste a causa di Gunnar? Per quella storia? Perché è venuta anche con Ayanda con noi? Lei non dice mai quello che ha in mente. Hai dei bambini? No, e tu? No. Non li hai voluti? Non era il momento giusto. E quelli di tua sorella? Hanno ancora il padre. Decidono loro dove vogliono vivere. Da voi si può decidere, da noi si è obbligati. Ah, eccole, le vedete? Ecco le mie montagne bisbiglianti. Sì, presa in pieno! Mettetela subito! Ehi, visto che colpo? Devo calibrare meglio il tiro. Fermi, ho detto basta! Signori, senza una guida al seguito qui non si spara. Ve lo dico per l'ultima volta, adesso basta. Perché? È divertente. Voglio provare anch'io. Non lo fare. Te lo devo insegnare. Qui i ragazzi imparano a sparare a 14 anni. Ma i ragazzi di 14 anni sono già adulti. Forse non lo sai, ma io ho quasi 18 anni. Te lo insegno io. Al diavolo! Dottor Schroeder? Sì? Dottor Imhoven? Sì? Una Yanda. Salve. Era ora. Sì. Ci siamo quasi. Bene. Sei tu la guida che mancava. Si può sapere che ci fanno quei due qui? Ti avevo detto che ero con i ragazzi. Perché hai portato quei due idioti? Ti prego, vieni con me. Mi serve un'altra persona per la caccia. Non posso. Laat haar naar die kinders omsien. Ek het jou hier nodig en een windhoek. Ek kan nie. Kan asseblief. Goed. Dan sonder jou. Hai vinto, buona! Va con loro, tu sei un ranger e noi abbiamo la loro responsabilità. Soprattutto perché hanno la smania di sparare. Allora vado a fare il babysitter. Spero tanto che tu faccia la cosa giusta. Julian, è quasi pronto da mangiare. Sta tenendo il muso. Ma mi era sembrato che la gita stesse andando bene. Ora tocca a te. Senti, ma che intendeva dire esattamente con Ayanda prima?
Che oramai è finita, questo ha detto. Sono sicura che è venuta qui per te, non per la caccia. Con Kunayanda non si può mai essere sicuri. Ma tu la ami? A dire il vero, pensavo che lei fosse la chiave di tutto per stare qui, ma... Certo, adesso finalmente sai che sei tu la chiave di tutto. Bravo uomo. Mia sorella l'amavi, non è vero? Ma dov'è finito Julian? Julian! Julian! Con quella si vede ancora meno. La luce della luna basta. Te lo riporto, Lily. Te lo prometto. Non mi niente. Una curperita. O ne uta o condi sandovo. Cognanda. Usciva una licenza lì. Batti patina murao. Badina cata vedera urmende. Boa catito quere poparo. Endimbo a catutanga vere noma paro do haterimo. O ne? O muve wetu uno. Amene nomu kunki. E ne? Quindi uno è occorripurante. Ma c'è ne appone nanyanda. Gunnar. Mi dispiace tanto. Julian. Non volevo farlo, non l'ho visto. Mettetelo più al fresco. Ok, ok. Qui può andare bene. Dove siamo? Questo è il posto dove mi sento davvero a casa. In questo luogo si incontrano passato e presente. I nostri antenati ci hanno lasciato in eredità le loro opere. Sei pronta? Sì. Vado verso sud fino a che non arrivo alla riva dell'Okavango.
Razionati bene l'acqua e non sprecare le cartucce. Poi prendo la barca e risalgo il fiume perché si fa prima. Fino a quando non raggiungo una zona più larga, Ungreto. E poi? Lì devo arrivare sulla terraferma prima che la corrente aumenti e monterò il campo per la notte. La mattina dopo proseguo verso sud-ovest per una grande valle. Mi ritroverò davanti a una cascata e lì incontrerò altre persone. Bene. Un safari con gli elefanti e non una caccia ai bufali, signora Kunayanda. Gli elefanti purtroppo non ci sono, dottor Schroeder. Vado a cercare aiuto. Tra massimo 2 giorni sarò di ritorno. Tu devi resistere. Ci sono tante cose che devo dirti. E devo parlare anche con voi. Vostro padre e io, tempo fa, ci siamo amati. Eravamo ancora adolescenti. Successe prima che conoscesse vostra madre. Ma quell'amore non è mai finito. È per questo motivo che i vostri genitori non sono mai andati d'accordo. E vostro padre ha iniziato a bere. Mi dispiace molto. Tra massimo 2 giorni sarò di ritorno. Ve lo prometto. Bene, allora non morirò. Vedrai che andrà tutto bene. Thank you.
Noi, Mbukushu, crediamo che tutte le cose siano collegate tra loro. Quello che facciamo non importa se grande o di poco conto, buono o cattivo. Prima o poi acquista un senso. La cosa importante è da dove si guarda. Oh. E da dove bisogna guardare? La cosa migliore sarebbe da lì sopra, dalle stelle. Posso aiutarla?
Non me lo sarei mai aspettato di essere felice di stare in questo ospedale. Torneremo in Germania, ok? Ma dobbiamo prima parlarne con i bambini. Papi. Ciao. Lily. Allora non avevo sognato nella grotta. E che cosa hai sognato? Che tu... Julian. Vieni qui. È tutto a posto. Ciao, Tui. Ciao. Ho visto Kunayanda. Sta andando via. Abbiamo deciso che è meglio che se ne vada. Non era felice qui. Mi occuperò io di crescere i suoi figli. Quelli sono i suoi figli? No, Kunayanda non può avere figli, purtroppo. Quelli sono i figli di sua sorella. Lei è morta di una malattia di cui la gente qui non parla. Kunayanda non ha avuto una vita facile. Quando era ancora molto piccola, le sono capitate delle cose di cui qui si evita di parlare. E da quel momento non ha più potuto avere figli. Stai partendo? Sì. Ti volevo salutare. Gunnar e io ci siamo decisi a tornare in Germania. Buona fortuna. Namibia non è... E buon viaggio. Mi mancherete tanto. Anche a me mancherà la tua furbizia, August. Per prima cosa sistemeremo tutte le formalità in Germania. E ti prego di non far morire di fame la mia Zulu. Casa di tue vie che sono io, Ankanble. Questo è da parte di Tui per te. Per la donna che non dimentica. Come l'elefante. Andiamo, amici. Va tutto bene, Charlotte? Sì, sì, tutto bene. Davvero? Sì, sì. Tamigi alla fine non è poi così bello. Voi volete restare? Evviva! Ha ha ha!